Così so vista che gli è piaciuto il risotto. Buono, buonissimo. E c'era un po' troppo zafferano, ma gli è piaciuto anche alla sora Nunziata. Dico bene? Non c'era male. Gli era fatta alla milanese. Se non gli si dà un po' di giallo, non sa di nulla. Sì. A me mi piace più le paste asciutte. Che dico bene, Nunziatina? Oh, Nunziatina, ma tu mi dici nulla stasera? Madonna, con codesta pipa, mi avete asfissiata mezza. La fare un'automobile. Se gli è per questo fumerò il sigaro, tu me lo dovevi prima. E lo a portare il caffè? Sì, portalo. Portalo perché dopo lui deve andare a impostare la corrispondenza. Non c'è mica furia, Sassa, Nunziata. Dovete fare anche una raccomandata, no? C'è tempo. Allora lo sai, chiudono alle 9 e ora gli appena... E se c'è gente vi tocca fare la coda, poi. Ma la scusi, anche ieri l'altra andava via di più un'ora più tardi, fece a tempo benissimo. E io non voglio che la vostra sorella la letichi perché fu tornata a casa troppo tardi. Oh, non so mica più, bambino. Porti il caffè, t'ho detto. Quando l'ordina la padrona, il ministro un po' opporsi. Io non lo so mica che età stasera. Cioè, non è da stasera. E un pezzetto mi pare tu sei cambiata. Sì, cambiata. Ma sarà che mi sbagli. Ma che cambiata, che cambiata. E poi... E poi... E ti volevo dire un'altra cosa, ma mi dici un pochino. Che si deve ancora aspettare? Oh, ma... E che si fa? E te l'ho belle detto, e te l'ho belle detto tante volte. Prima voglio sistemare i miei affari e poi se ne ragiona. Fai te. Ma a me mi pare meglio di così, gli affari un potrebbero andare. La bottega la va come un olio. Sull'eredità di tuo marito, nessuno gli ha azzardato di mettere bocco o di pretendere uno spino. Ci credo, e vorrei vedere. se si doveva comprare la villa e poderi per lui, stavo fresca. E sono io e me li son sudati a forza di stare a logorare alla mia gioventù dietro il banco. Ma c'ero anch'io. Oh, e ci ho spasimato 22 anni a misurare le pezze di panno e della Guinea. E perché a bilanci l'entrata l'aumentasse, e lo sai Dio, e che gli ho sgraffignato agli avventori rigirando in metro. Dunque, se te tu ammucchiato, tu lo devi un pochino anche al ministro di bottega. Che ti dice di no? Un dico di molto, ma... Più di tuo marito e gli stava sempre a tossire nello scrittoio e l'ho fatto di certo. Che te lo nega? E allora? E che s'aspetta a legalizzare un fatto che ormai non posso prendere più nessuno? Lui gli è più di un anno e mezzo che gli è morto. Te tu sei libera, facciamola finita e buonanotte. Non dico di fare la coda dell'andò e i fuochi d'artificio si farebbe ridere, sì. Ma finiamola, perché dopo tant'anni e mi parrebbe l'ora. Zitto, zitto. Che anche lei le c'è. Eccolo a bollore. Come gli piace a lei, sto vista. Brava Carolina. Di molto zucchero, vero? Sì, perché a me il dolce mi è sempre piaciuto. A me dammi l'amaro. Amaro? Amaro, sì, amaro. Come la vuole. Eccoli serviti. Sarà che mi sbagli, ma mi pare ci sia di morto nuvolo. Non lo vedi se ho ragione a dire che dico? Non ti piace più nemmeno il dolce. E se puta caso stasera e mi piace così? Ma prima tu ci mettevi anche quattro pallotti. E ora invece non ce ne metto punte. Oh vai. Mo. Ma che ho da dire? Oh, via. Speriamo bene. Se Dio vuole e ci si muove, Non ti far vero che vada via, eh? Non ho ragione. Tu devi impostare la corrispondenza, t'ho detto. Già, c'ho la corrispondenza io. Speriamo tu l'abbia anche te. E che l'è? Un rebus? Nulla, nulla. E va a impostare le lettere. Oh, bravo.
Arrivederci a domattina. Arrivederci. E c'è il sor Angelo. Leva la roba, leva le tazze te. Buonasera, sor Annunziata. Buonasera, Angiolino. Passate, passate. Ma che va via, sor Biscia? Sì, va via. Ma la torna, eh? Non lo so. Come, ma allora questa partita? E voi farete a briscolan due. Stasera il sor Biscia e c'ha le Venite, 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 mettetevi a sedere. E si fa da noi. Ma come? Ora viene anche la mia figliola e si fa due chiacchiere. Vedrò. Ho da impostare. A impostare si pena Paola, la seta è più vicina. Ci ho una raccomandata. Dico bene, sor Annunzia? Eh? Dunque, se un ci si rivede, buonanotte a tutti. E che gli ha fatto? Boh, e che gli ha fatto? E chi lo sa e che gli ha fatto? Indovina la Grillo. Via, via, venga via. Darsi. Cinque. Sette, tocca a me. Mi dispiacerebbe di dare incomodo. Se io la sera scendo a fare la partita, è perché l'ha invitato lei. Ah, si capisce? E che incomodo, sono io infatti che l'ho invitato. Voi capirete ora... E son sola, e siccome il mio ministro viene spesso la sera e resta via a cena per parlare di interessi, vero? A me mi par vero che ci sia qualcuno. Qui la fa bene. E le son tante le linguacce a questo mondo e che le vogliano dir male quando una povera donna è la sola. Lo credo. Picche! Boh, io non c'ho che cuori. Oh, allora piglio io, eh? Che sortita fuori sola, la vostra figliola? No, no, lei è con sua madre e con quell'altro scappato. Senti, oh senti, 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 allora gli hanno belle rifatto la pace. Ma che crede che duri di morto? E domani la vedrà, sono tirati da capo. Povera figliola, l'ha avuto proprio disgrazia, e anche lei. La lo vuole? E che devo fare? Quando una la lo vuole... Bisogna darglielo, E ne so qualcosa io. È davvero, sa. Perché lei la deve essere stata una donna, insomma, vero? Lei lo sa. Ma è... E mi è mancato il meglio. Ci siamo intesi, La giochi, la giochi, la non ci pensi. Tanto oramai... In dove sono andati? Ma che lo so io. Gli è più d'un'ora. Saranno andate a fare la solita girata per viali. Ma non capisce a lei il male. Se intanto l'uno ha trovato un'occupazione fissa, saranno sempre dolori. Ma come gli ha a fare a sposarla? Lei la fa la stiratore in casa, ora l'ha preso anche una scolara. Ma il suo guadagno un po' mi ha bastato. Non gliela date, non gliela date. Prima che si faccia una posizione anche lui, e poi... Ma che vuole lei si faccia? Ma che un mestiere lo scrivano? Da due o tre scritture, ecco, che gli ha... Ma lì ambulante, hai capito, Un po' qui, un po' là, oggi gli ha un posto, domani un da più. Ah, se gli avesse un impiego fisso, allora va. Allora va. Vedella, gli ci vorrebbe il suo negozio. Ma io ci ho vista. Lo so. E che va a fare? Lo so, ma vista gli sta dietro il banco. E dover pensare... A due cose insieme sarà un po' troppo per lui, no? Capisce? Per quello scappato, gli ci vorrebbe proprio lo scrittoio in dove gli stava il suo marito Bonanno. Intanto figlio che carico. Sentite, Angiolino, sì. Per ora il negozio si fa da noi, ma in seguito, se... chi lo sa, vero? E se ne può anche ridiscorrere. Siete contento se vi dico così? Io non gli dico più nulla. Oggi vado allora, tanto c'ho tutte le vite. Questa l'ha vinta lei. Ma non è qui. Allora, gli dico che ho bisogno di parlare, è fatta. Ok. Questo lì è lui. Oh, e c'è il suo Rugo che cerca di lei. Con le mie donne. Io è solo. Sì, sono solo. Sono solo. Non lasciate per la strada, non mi faccia piacere, la venga su e la mi rendi par dessù. Oh, sor Rugo, e che gli è successo? Cara sora Annunziata, sono stufo. E che gli dicevo, siamo da capo. La venga via, la mi ridì in mio e in casa sua non ci rimetto più. Ma almeno tu le potevi riaccompagnare a casa. E le non si perdano, la non dubiti, le non si perdano. Eccole,
ne salga alle scale. Ora Nunziata, abbia pazienza, se no succede una guerra. Va di sopra e gli rimando subito il partoncino e speriamo lo sia finita per sempre. Abbia pazienza, sarà Nunziata, ma lei lo capiscerà se è quello che direi. Quello... Ma guardamelo bellino, vai, vai. L'allero. Ma mi perdoni, sa, sono Annunziata, se sono entrata in casa sua a questo modo. Per carità, ma la si figuri, ma come mai? O come mai tra fidanzati ogni pochino e succede di questi putiferi? No, non si va d'accordo, gli è inutile, non si va d'accordo! Mille storie, mille gelosie, ma che gli pare che io voglia sacrificare la mia vita a questo modo? E non mi posso sfogare vederla, io mi ammazzerei dalla bile, ma stia buona, la si metta a sedere, la si calmi, via. Che vuole bere qualcosa? No, no, grazie, non siamo, non faccia complimenti. No, non ho bisogno di nulla, siamo belle andate a mangiare per i cidini, e poi al caffè. Ah, la grazia. Ah, ma allora, se lei la spende anche per portarla al caffè, o è che la pretende questa benedetta figliola? O che lo so io? Non è mai contenta, mai. Io sono un bighellone, io non ho voglia di far nulla, non sa dirmi altro. O che è colpa mia se ancora non mi è riuscito di farmi una posizione? Tempo alle cose, no? Oh, sono mia vecchia. Si capisce, ci vuole tempo. Ma che vuole? Le ragazze in oggi, non si accontenta mia più di nulla. Ecco. E mi ricordi il mio, quando lo sposai, mamma mia, che gli aveva? Zero. Se non ero io, Ma si sa, vero, e tocca alla donna, vero, aprire una strada per formare l'uomo, vero? Se la gli vuole veramente bene. Oh, ma la glielo dica, la mi faccia piacere. Per carità di Dio, non gli dico proprio nulla, che le son cose che io me ne voglio impicciare. Io sono la padrona dello stabile, la ragazza la mi paga la suppigione, busci. Perché qui è tutto suo, non è vero? Tutto, da cima a fondo. E poi c'ho anche la villa e due poderi. Ah, capito. Queste sì che le son fortune, altro è discorsi. Quindi ha capito, io ne posso parlare, anche se c'è confidenza, anche se io gli mando sempre tutta la mia biancheria da stirare, ma è vero, le son cose, non ci voglio mettere bocca... sono affari troppo delicati. Il resto poi... Boh. La senta, la si può figurare se io mi presterei volentieri per cercare di renderlo felice, ma... Ma a che scopo? Tanto... E si vede, sa. E si vede, via. E si vede anche troppo bene. E che la vede? E si vede che quella non è la ragazza fatta per lei. Non ha mia torto, non ha mia tutti i torti. Poi via, andiamo. Un giovanotto come lei, mettersi con la figliola di un verniciatore. Ma mi dice una cosa, e che la gli dà? Sì, dico, e che la gli porta? Nulla, nulla la mi porta. Allora, vuoi che la si confonde? La ragione, la propria ragione, e son proprio brullo, è anche un po' imbecille. Oddio, vero? E ci potrebbe essere soltanto una ragione, Quale? Che lei la rivoglia di molto, ma di molto bene. Di fronte all'amore, vero? E abbia ogni cosa, L'amore, si sa, ci si conosceva. Lei la lo sa meglio di me come succede quando ci si conosce. Già. Senta, come gli andò che voi vi metteste? Io sono un po' curiosa, sa. Fu 3 anni fa. Ah, ecco, senti. E come voi vi appiccicaste? E sarà andata a ballare. Addio, ecco, accidenti al ballo, eh. E così la sera di carnevale, quando si arrivò ai Cotillon, portarono il verde. Il ramettino di bosso, eh. Appunto, come si usa qui a Firenze. Tutte le cose.